Benvenuti alla resegna stampa del mattino, oggi è giovedì, giovedì 19 gennaio 2017, sono le 7.30, siamo in diretta sul canale 17 di Fano TV. Cominciamo dal santo del giorno e vediamo subito la grafica con il nome del santo di oggi. Oggi è San Macario il Grande, il sole è sorto alle 7.36, tramonterà alle 17.02. Avremo precipitazioni sparse deboli nelle zone interne, occasionali nella fascia costiera, con fenomeni che andranno in esaurimento nel pomeriggio, il limite della neve fino a quote collinari. I venti sono nord-orientali moderati. Per la giornata di domani, venerdì 20 gennaio. Avremo cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti maggiori sulle zone appenniniche. Le temperature sono stazionarie, le minime, e in lieve aumento le massime. I venti sono di brezza tesa. Sabato ancora un miglioramento con cielo poco nuvoloso per nuvole medio-basse. I venti di brezza leggera. Le temperature sono in aumento. Condizioni di generale ma lento miglioramento anche per i prossimi giorni. Ma di eh, maltempo, di neve, e purtroppo ci mancava davvero anche il terremoto, ieri è stata una giornata molto difficile. Difficile per le Marche, ecco il titolo del Corriere Adriatico: ci mancava il terremoto, la terra torna a tremare, paura e scuole evacuate a Pesaro e Fano, oggi tutti in classe. Quattro scosse per tornare nell'incubo, il terremoto vero e quello bianco. Un'apocalisse di madre natura, una sequenza di scosse impressionante: oltre 150, 4 di magnitudo tra 5 e 5,5 nell'arco di tre ore. Un evento più che eh, raro eh, per quanto riguarda gli esperti. Poi il richiamo in prima pagina nel Corriere Adriatico è per la, ehm, per la pagina di Fano, dove eh, l'ex eh, sindaco di Fano. Francesco Baldarelli risulta indagato per i fondi post-sisma, eh, è una truffa ciò che la Guardia di Finanza contesta all'ex sindaco di Fano Baldarelli ed ex europarlamentare da anni dedito ad attività manageriali e imprenditoriali, l'accusa riguarda la sua posizione di amministratore della società Accord Phoenix. SPA di L'Aquila per 11 milioni di fondi post sisma. E partiamo da qui, quindi dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Eh, è stata perquisita l'abitazione dell'ex sindaco, i fatti sono collegati ad un'azienda all'Aquila ed è, eh, dice, eh, dicono i suoi avvocati, eh, sbigottiti per eh, ciò che è accaduto. E gli avvocati sono Giulio Agnelli e Roberto Madama. Ha espresso Baldarelli la sua sorpresa per l'avviso eh, di eh, garanzia, soprattutto in relazione del fatto che Baldarelli non si sarebbe occupato della redazione del, del progetto, ma per l'ottenimento di, eh, di fondi ma solo eh, degli aspetti eh, relazionali. E poi sperando che si, eh, si sblocchi il, il computer perché come al solito c'è. Cioè, ci si mette anche la tecnologia che la mattina fa, <coughs> fa arrabbiare e allora rimaniamo bloccati su, eh, questa, su questa pagina e vabbè si muove solo con il mouse ma è impossibile fare la segna stampa in questo modo c'è qualcuno che ce la tira e noi chiaramente facciamo di tutto per... ecco, ecco qua, abbiamo vinto noi. Allora, andiamo avanti con la rassegna, con, eh, questa è la pagina del, del Corriere Adriatico, di Fano, ma andiamo con ordine, partiamo dal, dall'incubo scosse e dai due metri di neve che ci sono in alcuni paesi, siamo sepolti al buio, aiutateci, borghi isolati, strade bloccate, 20.000 utenze senza energia, i malati soccorsi in elicottero, l'appello dei sindaci, eh, a Pieve Torina crolla la tensostruttura dell'asilo, a Sassotetto due operai passano... Passano la notte eh, su una ruspa in ansia per 16 allevatori, crollano anche, <coughs> crollano anche le stalle, senza notizie per quattro ore a Colle di Arquata del Tronto. Questa è la mappa delle scosse che eh, si sono registrate ieri, che sono state avvertite da. Tutta la popolazione della regione, della regione Marche. C'è anche una strage di mucche e di pecore in due aziende di Gualdo, la Coldiretti accusa: chi ha sbagliato adesso deve pagare. Poi tutte le promesse non mantenute aria di fallimento dietro ai numeri del, del terremoto dal 1000... dei. 1881 container attesi, ne sono arrivati solo 285, due stalle mobili per gli allevatori che ne aspettano invece 370. E il Corriere, il Corriere Adriatico pubblica tutte le dichiarazioni, tutte le cose che hanno detto i vari leader politici. In questi mesi, a proposito appunto del terremoto e delle promesse non mantenute, la scuola invece migliaia di alunni in fuga, i banchi tremavano: che paura, studenti fuori dalle aule, i genitori si precipitano a riprendere i bambini. Ma oggi si torna tutti in classe dopo le scosse verifiche del comune in cinque asili segnalati lievi danni dal bramante al Santa Marta. Questa è la pagina che si riferisce a Pesaro, a Fano invece, anti e eh, grida caos nel centro storico seri il sindaco di Fano niente danni bambini evacuati in cortile telefoni caldi stabili comunali esaminati da due esperti eh, le superiori sono state chiuse in anticipo ma gli istituti saranno eh, oggi subito riaperti vedete i eh, bambini che eh, vengono portati via dalle scuole nel centro storico di eh, Fano questa è la eh, cronaca per quanto riguarda il terremoto. Eh, siamo sulla pagina primo piano invece di Pesaro per la provincia per il maltempo a Urbino, neve, la provincia bussa fondi per l'emergenza, rientro in disagio a Urbino, riaprono i valichi e le prime scuole. A Pozzuolo di Serungarina, famiglie bloccate e strade con una coltre di 40 centimetri con il Bobcat piano piano ho liberato le case dal eh, borgo e sotto alle pendici del Monte Catria l'Odissea non finisce in Cesano persistono le difficoltà a Frontone e Serra Sant'Abbondio dializzato soccorso con il gatto delle nevi il settantenne vive isolato in una località montana di Cagli ed era rimasto bloccato dopo la bufera è stato trasportato in ospedale a Pesaro e poi ricondotto a casa non voleva abbandonare i suoi cani una piccola impresa per i vigili del fuoco 130 cm di manto bianco lungo il sentiero e ancora eh, cambiamo argomento sempre dalle pagine del Corriere Adriatico i frati siamo a Pesaro i frati costretti a installare le telecamere contro le aggressioni e i vandalismi. Anche i, cappuc i cappuccini subiscono il degrado del piazzale sotto il cavalca eh, ferrovia. Questa è la situazione che si presenta proprio veramente a due passi, adiacente alla chiesa di San Francesco. Accanto c'è anche il parcheggio, eh, siamo dietro la stazione ferroviaria di Pesaro, c'è anche una roulotte in zona in acquedotto. Zona Tuteliamo, dicono i frati, chi frequenta la parrocchia, ma c'è bisogno di una presa di coscienza. E ancora. Ladri, razzia in comune, siamo a Valle Foglia, eh, lettera di Ucchielli al Viminale, terzo furto in tre giorni. Il sindaco chiede ufficialmente infrastrutture e risorse, bottino di soli 50 euro ma diversi danni eh, in municipio, colpi anche in edicola, pasticceria e farmacia. Donna di 106 anni, truffata invece da finti carabinieri, sempre appesa, a un raggiro in casa da 3.000 euro. Episodio simile anche a Fano, una coppia in azione a Gabice. Ancora dal. Corriere Adriatico, la pagina di Fano, l'aeroporto, bilanci rosso e veleni. Dietro gli interessi manovre sospette. In commissione di controllo oggi convocato il nuovo amministratore Ruggeri, il quarto incaricato in soli sette mesi. I soci hanno temuto un colpo di mano, un'interrogazione del Movimento 5 Stelle rivela le opacità. Poi l'altra pagina invece è per il Carnevale. Il Carnevale di Fano rifà l'inno e moltiplica eventi e feste. Pubblicato il calendario sul sito online, un omaggio teatrale al Nobel Dario Fo. Tra le novità, la presentazione del pupo il 4 febbraio e bar e ristoranti tutti coinvolti. Passaggi si stringe a Fano e abbraccia. Tutto l'anno, risolte le incomprensioni, nasce l'associazione Amici che aumenta, gli che aumenta gli appuntamenti. Dunque, il festival Passaggi, che è cresciuto in quattro anni, passando da un budget di 12.000 a 100.000 euro. Ha detto il presidente eh, del, del Festival Cesare Carnaroli: eh, pertanto sentiamo l'esigenza di rafforzare ancora di più le attività attraverso il contributo che può portare il eh, volontariato. E poi ancora dalla Valle del Cesano a Urbino, irraggiungibile, adesso si potenzi Pergola, eh, Baldelli rilancia l'istanza alla Regione. Gelo e neve provano l'irrazionalità del piano eh, sanitario. L'ospedale di Pergola lo vedete sotto la neve, il capogruppo. Di Pergola nel Cuore rivendica un vero pronto soccorso e a Cerasa tra un mese, eh, evacuata per la bomba, il 18 febbraio dovranno essere allontanati tutti nel raggio di 600 metri. E poi ancora mura storiche: siamo a Mondolfo, mura storiche in pericolo. Si recuperano eh, le eh, merlature. La proposta del comitato mondolfese non, dice inevitabile un intervento a, eh, a breve. E poi ancora eh, vicino ai cittadini anche contro le truffe siamo a terre roveresche soddisfazione del comandante della polizia locale per l'autonomia eh, territoriale da Senigallia nella scuola appena riaperta i termosifoni però non funzionano alla Puccini, la rabbia dei genitori impianto bloccato non si sa quando eh, ripartirà e quando riaprirà andiamo adesso invece sul resto del Carlino il resto del Carlino la pagina di eh, Fano. Profughi, ora Ponte Sasso vuole la eh, secessione, un gruppo di cittadini chiede di unirsi a San Costanzo, basta perché Fano ci maltratta. Il sindaco Pedinelli, la nostra, le nostre comunità sono legate da sempre al di là degli immigrati. L Ospedale, serie socialisti abbozzano un piano, l'idea eh, una... Commissione di Medici e Tecnici che individui i servizi essenziali per il Santa Croce. Il progetto elaborato dal gruppo sarà presentato al Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Aeroporto addio alla pista in cemento. L'ENAC ha cancellato il finanziamento, È troppo incerta la gestione. L'Onorevole Ricciatti esulta, l'amministrazione Ruggeri dice vado avanti, l'amministratore dice vado avanti a pesare sulla scelta anche la questione della valutazione di impatto ambientale. E come dicevamo anche gli amici di Passaggi Festival eh, al via il tesseramento per sostenere e radicare ancora di più l'evento culturale, Carnevale invece la promozione c'è, va con fievele lo dice la presidente dell'ente carnevalesca Gianmarioli che replica alle critiche degli operatori del commercio eh, Marina De Cesari porterà un pieghevole alla fiera della nautica di Düsseldorf e quindi andiamo avanti con la pagina di Urbino crollano box salvati 15 cani il maltempo, l'emergenza neve: due operatori e volontari al Canile di Calucio. Il manto eh, appesantiva. I tetti, la generosità dell'uomo in aiuto di eh, Fido. Abbiamo rischiato la vita per mettere al riparo, potevamo restarci anche noi là sotto. Intanto le fotografie che resto del Carlino pubblica su Urbino completamente immersa dalla neve, anche se oggi dicevamo le cose vanno un po' meglio. Ateneo, lezioni sospese fino a sabato. Il PD critica il piano del Comune. Se non avete visto ieri il telegiornale o nelle repliche, vi invito a seguire. L'edizione delle 11, quella delle 13.45 circa, dove abbiamo proprio realizzato un servizio a Urbino, siamo partiti da Qualagna fino a Urbino eh, con tutte le immagini, abbiamo fatto un bel giro, davvero interessante il servizio che potrete rivedere poi anche su internet. Scuola, invece scuole nella morsa del ghiaccio, oggi eh, tutti a casa siamo a Cagli, riaprono intanto i valichi tornano transitabili anche le eh, strade. Previsioni meteo il peggio è passato nel fine settimana è prevista la eh, pioggia e bisognerà fare attenzione adesso ai fiumi perché si scioglie la neve, eh, aumenta, aumentano i fiumi e speriamo che il mare Faccia defluire senza troppi problemi tutta questa massa d'acqua. Bomba a febbraio, il disinnesco. Siamo a San Costanzo, scatta il piano di evacuazione. Sabato 18, zona interdetta nel raggio di 600 metri, eh, ieri c'è stato un vertice di sicurezza in Prefettura. Mentre a Mondolfo ci sono infiltrazioni ovunque, le mura storiche sono a rischio, purtroppo, a rischio eh, crollo. Direi che per la rassegna stampa di questa mattina possiamo. Fermarci qui, non c'è altro da aggiungere. Naturalmente, poi i giornali in edicola sono pieni di altre, altre pagine, eh, noi ci limitiamo ai titoli. Mi fermo qui, dicevo, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. E vi ricordo che per tutti gli aggiornamenti c'è il sito internet occenotizia.it oppure la nostra app scaricabile da Android o da Apple Store. È gratuita e vi serve e vi può servire anche per essere sempre informati su tutto ciò che pubblichiamo e su tutto ciò che accade intorno a noi. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.